Si andrà a processo per il dissesto finanziario di Castiglion Fiorentino, in primis l'ex sindaco Paolo Brandi. Il giudice per le udienze preliminari, Anna Maria Lopreti, ha fissato la prima udienza per il 9 marzo. Brandi deve rispondere di truffa e falso ideologico, l'altro ex primo cittadino Cesarini, all'epoca dei fatti assessore al bilancio, solo di falso ideologico. A giudizio anche Fausto Rossi, responsabile dei lavori pubblici, e Giuseppe Bennati, ex ragioniere capo. Il procedimento era scaturito da 5 mutui contratti dal comune e dalla bilancio 2009. Secondo l'ipotesi accusatoria vennero messe in atto alcune operazioni contabili per occultare il buco di bilancio che poi avrebbe scaturito il commissariamento dell'ente e la dichiarazione di dissesto finanziario. I 5 mutui vennero accesi con la cassa depositi e prestiti per interventi che poi non vennero realizzati. Alla cassa sarebbero state presentate dunque fatture non corrispondenti alla realtà. Per quanto riguarda il bilancio 2009, l'accusa parla di artifizi e raggiri. Brandi si è sempre professato innocente e lo fa anche oggi dai nostri microfoni. E per quanto mi riguarda, la battaglia vera inizia adesso, nel senso che finalmente, al di là delle relazioni, dei sentito dire, di tutte le cose che purtroppo in questi anni sono state dette intorno alla vicenda di Cassio Frettino, si potrà mettere attraverso un giudizio, che è quello del tribunale, un punto fermo a tutta una serie di questioni. Quanto c'è stato di politico in tutta questa vicenda? Sono emersi a destra e a sinistra, che in questo caso non c'è stata grande differenza, molti stinti forcaioli, questo sì, mentre c'è stata anche tanta solidarietà dalle persone comuni, diciamo coloro che fanno politica hanno preferito abbracciare più una posizione di condanna preconcetta rispetto al voler capire i fatti, che sia normale negli avversari politici è meno normale nella parte politica a cui uno appartiene. Tutto sembra ruotare attorno a questi famosi mutui, no? Che sarebbero stati richiesti per lavori poi che non sono stati eseguiti. Che ci sia stata un'attestazione non veritiera rispetto alla richiesta del mutuo, è vero, è un fatto acclarato, nel senso che questo è vero. È meno comprensibile perché in questa vicenda si sia voluto coinvolgere gli amministratori, quando la Bassanini separa in maniera netta le responsabilità tecniche da quelle politiche. Semplice è stato, io voglio chiamare un errore da parte di qualcuno, non si capisce perché dietro ci debba essere, come sostiene l'accusa in questo caso del tribunale, del pubblico ministero, ci sia stata una sorta di complotto per recuperare denari che poi sarebbero serviti per abbassare i tetti. Qui si parla di 400.000 euro, cioè lei si parla di milioni, non so se rendo l'idea. Quindi io credo che nel 2009 questi mutui che sono stati messi sotto l'ente di indebitamento assommano a 37.000 euro che andavano a coprire i debiti del comune. Mi sembra una cosa un pochino così. Comunque però che ci sia stato una sorta di chiamavo la scorrettezza, è vero, è vero.